a tutti ragazzi e ragazze, benvenuti sul mio canale. Oggi vi propongo un video haul per quanto riguarda make-up. Sì, lo so, in questo periodo non ho acquistato make-up, sapete tutti che avevo fatto una specie di promessa che non avrei acquistato niente e così è stato, però ovviamente la promessa già è finita, quindi si può acquistare. Allora, ho fatto un piccolo ordine per quanto riguarda Clio Makeup, ma ho preso anche delle cose all'OVS perché sono stata all'OVS e quindi ho preso delle cosucce e ve le volevo far vedere prima. Allora, qui c'è lo scontrino, ma chi se ne frega? Allora, c'era un prodotto scontato che è questo qui, è della Yes Too, e dovrebbe essere una maschera in stick. La voglio proprio provare perché è in stick. E, se non mi sbaglio, è sempre per i puntini neri. Se non mi sbaglio, comunque è una clear skin. Vediamo se c'è la traduzione, che ve la dico. Comunque, si tiene 5 minuti perché c'è scritto 5, perché sono 5 minuti. Allora, istruzioni. Applica uno strato uniforme di maschera sulla pelle umida o secca. Lasciare asciugare per 5 minuti e sciacqua. Questa è la traduzione perfetta. Ha 12 mesi di scadenza ed ha 56 grammi. 56 o 20? Boh, non lo so. Comunque, questa ha il coso qui. Lo faccio vedere. Sì, magari lo tolgo anche da questo lato. Ci riuscirò. Sì, ci riuscirò. Sono riuscita. Allora, la maschera è questa, quella che è roll-on che voi girate ed esce, ed è la maschera tipo ad argilla. Questa la volevo provare, però non mi volevo sporcare proprio ora. La volevo provare, quindi l'ho presa proprio per questa occasione e il costo è 5 euro. Era scontata di 5 euro, cioè veniva 5 euro, non era scontata 5 euro. Poi ho preso altre due cosucce, tra cui delle tinte labbra e l'illuminante di Lotti London, questo qui. Questo che avevano detto che assomigliava a un prodotto di Fenty Beauty, se non mi sbaglio. Ora non mi vorrei sbagliare, ma avevano detto così. E quindi l'ho voluto prendere, ed è il Diamond Bones illuminante. Ed è questa. Questo tripudio di glitter bellissimo, non so se si vede perché sono tutti illuminata. Ecco qua, questa bellezza. Mi sono sporcata le mani, brava Sania. Comunque, ma che setoso, bellissimo, proprio setoso, setoso, una cosa incredibile. Comunque ho preso questo, poi vi metterò i prezzi perché sapete tutti che all'OVS non è che scrivono le cose. Ci deve andare, è una cipria, l'hanno messa come se fosse una cipria, 7,90 euro, quello 5 e il 12,90 la tinta labbra. Avevo preso la tinta labbra, la 115, che si chiama Fonder. Questo l'ho presa all'OVS, invece l'altra l'ho presa da Acquasapone, me la sono dimenticata nel video che ho fatto 2 secondi fa e quindi me la metterò qua. Questa si toglie. E ho preso, ve l'ho detto, la 115 Fonder. Colori che proprio a me non piacciono. Ma proprio questo bordeaux proprio bellissimo, un bordeaux stupendo, veramente stupendo. Sapete tutti che questi quando li mettete per toglierli ci vogliono le cannonate. Infatti, una volta ho acquistato una specie di balsamo che toglie queste, proprio queste tinte che sono un pochettino particolari, che però vi durano tantissimo. L'altra che ho acquistato, che ovviamente c'è lo scotch, Stefania, dopo che sono passati anni, vi faccio vedere il 165 Successful, una cosa del genere. Ovviamente è un malva.
è un rosa antico malva, bellissimo, veramente molto molto bello, guardate. Sono tutte e due bellissimi, mi piacciono tanto e ovviamente sono nelle mie corde perché sono i colori che io prediligo di più in assoluto. Andiamo al clou 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 clou, quello che volevamo vedere. Ho fatto il mio primo ordine da Clio Makeup e ovviamente sono molto contenta di farvi vedere cosa ho acquistato. L'imballaggio era perfetto, sinceramente. Non c'è niente a che dire, ma non ho trovato l'igienizzante mani. Forse ha pensato che io non mi devo igienizzare e quindi non mi ha dato l'igienizzante mani. Ci sono rimasta male, sì, me ne farò una ragione. Non mi ha dato nemmeno l'adesivo, comunque. Mi ha trattato male. Non lo so se acquisto di più. La prima cosa che vi faccio vedere è il correttore, che era la cosa che volevo testare proprio con mano, questo correttore di Clio che si chiama Oh My Love ed è un correttore a 7,5 ml di prodotto, eccetera, eccetera. Io ho preso la colorazione 05, non so se va bene perché come colorazione anche su YouTube non è che ci sia capito qualcosa. Io non ci ho capito niente, sinceramente. Il pack è molto, ma molto bello. E vi faccio vedere la colorazione. Ed è questo. Sì, è un pochettino, non dico pescato, ma un giallo più scuro. Comunque, questo è il colore. Questo che vedete qua, non so se si vede. Questo è il colore. Ovviamente lo proverò e vi farò sapere. Sono molto curiosa di provare questi prodotti perché non l'ho mai utilizzati, mai testati e tutto. Poi, nel frattempo, ho preso proprio per provare direttamente i prodotti. Non ho fatto il mio carico, di norma faccio tipo se mi piace qualche cosa, prendo tutti i colori, tutte le sfumature, eccetera, eccetera. Questa volta mi sono limitata e ho preso un blush e un illuminante. Ho cercato di prendere quello che Super Giù mi ispirava anche tramite il nome e quindi vi faccio vedere cosa ho preso. Della Cutie Love, che sarebbe il blush, che è molto molto carino, proprio il pack in primis, che è questo, ecco qua. Io ho preso Sand Rose, devo dire che è molto bello, anche il pack stesso è molto bello. Io mi sono sporcata con, ma il pack è molto molto bello, ha uno specchietto e questo è il colore. Ovviamente ho preso un Malva, ho preso un Malva. Questo è un Malva. Più che Malva, io direi tipo un marroncino che va. Comunque, è una specie di marroncino perché il Malva, quello che avevo visto io, era molto più scuro. Questo è tipo un po' più biscotto. L'altro era molto, proprio molto Malva. L'altro era. Ho voluto prendere questo perché volevo prima vedere com'era questo tipo di prodotto e poi magari prendere altri colori perché sinceramente se mi piacciono io a Clio cioè è stata l'ispirazione di tutti, è stata lei la prima a uscire e iniziare a fare video e sinceramente io l'ho seguita dall'inizio. Ed è una persona che stimo tantissimo. Non ho mai acquistato i suoi prodotti perché aspettavo che facevano degli sconti e gli sconti io vedevo che non arrivavano mai. Poi invece sono capitati degli sconti, ma Stefania non aveva i soldi. Poi invece sono arrivati degli sconti e Stefania qualche cosa nel portafoglio ce l'aveva e quindi ho voluto fare l'acquisto. Poi ho preso un aspetta. Cosmic Love, un illuminante. Io ho preso Aurora, che se non mi sbaglio, sarà il nome della bambina di Eleonora Manni, quindi è di Claudio, è di Claudio. Quindi vi mando un grossissimo bacio e tantissimi, veramente tantissimi auguri. Quindi ho preso questo illuminante, molto molto bello. Anche questo possiede uno specchio e l'illuminante è questo. Ero molto tentata di prendere quello più bianco, che sapete tutti che a me piace di più il bianco, ma questa volta ho deciso di prendere altri colori che di norma non utilizzo. E questo è una specie di
Oddio, è una specie di bianco con del beige e del rosa. Molto, molto bello. Sì, ha del rosa, si vede benissimo. E questo è il primo, ha del rosa ed è stupendo, veramente stupendo. Ovviamente lo devo provare, lo devo testare perché a vederli così possono dire vabbè, sono tutti belli e va bene. Poi testandoli si vede se sono veramente o realmente ottimi. Non so, per citarvi una cosa, Fabiana ha fatto il video della palettina di Essence, ve la metterò qui sotto e poi lei, bellissima, bellissima, ma cosa sarà successo in questo video? Lo troverete nell'info box. Andatelo a vedere. Ho preso, mentre c'ero, ho preso un Creamy Love. Ed è un rossetto cremoso. Ero molto indecisa perché veramente me ne piacciono tantissimo. Devo essere sincera, me ne piacciono molto, molto, molto. Cioè, me ne piacciono tanti, tanti, tanti. Ho sbagliato. Quello che ho preso io è On e Nude. Volevo un colore tranquillo, sempre perché ho paura, avevo paura che non mi piacevano. Ovviamente non l'ho ancora utilizzato perché non sono uscita. Questo trucco l'ho fatto perché ho partecipato alla masterclass di Vittoria e quindi sono molto contenta. È stata la mia prima, prima partecipazione, quindi è veramente una cosa che mi è casata tantissimo. Comunque, ho preso One Love. One Love è questo bellissimo rossetto, ma molto 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 bello. Vi faccio anche di questo lo swatch. Io veramente spero che un giorno possiamo ritornare a utilizzare i favolosi rossetti perché ne ho tantissimi. E questo è il colore, è un marroncino che ha del malva all'interno, e lo sapete tutti che ha del malva all'interno, e che assomiglia a quello di Huda Beauty che di norma ho sulle labbra adesso. Non ce l'ho qua perché l'ho messo di lato, però sinceramente assomiglia tantissimo. Questo forse è un po' più chiaro perché già ho preso il caffè, ma la tonalità è super G, è quella. Era quello che volevo, un nude normale, senza fronzere e senza niente. Poi, perché ho fatto quest'ordine? Perché sono usciti due liquid love, se non mi sbaglio, sì, due liquid love. Ed erano scontati e quindi cosa ho fatto? Ho preso altri due Liquid Love perché mi piacevano tra nome e colore e nel frattempo avevo fatto tutto l'altro ordine. Io ho cercato di prendere un prodotto, un pezzo per ogni tipo, per ogni ho cercato di prendere un pezzo per ogni tipologia di prodotto e ovviamente quello che più mi interessava e quindi ho fatto l'ordine. Allora, questi dovrebbero essere l'ultimi. Allora, ho preso 1982, che non è la mia data, dei Liquid Love 1982, che è un il pack è stupendo, cioè già l'avete visto, stravisto e rivisto, sono fantastici. Già l'ho grattato, vabbè. Christelle ne va a pazza di queste tinte labbra, dice che gli piacciono tantissimo. E devo dire che è molto molto bella questa colorazione, assomiglia al rossetto, però è leggermente più scura, è più rossa all'interno. Molto bello anche questo colore, mi piace. Questo è 1982. Mi piace questo colore. Mi piace, bello, 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 bello. Mi piace, mi piace, mi piace. Che belli acquisti che ho fatto, ragazzi. Ma belli, belli, belli. Poi ho preso Nude Sunday. Anche questo è stato nominato da tantissime. Ed è un nude semplicissimo. Perché ho preso un nude? Perché quando faccio questa tipologia di make-up, quindi sui toni del dorato, sui marroncini, quindi un nude che va tendenzialmente al caldo, preferisco indossare dei rossetti o delle tinte labbra che vanno sul nude. Metto una matita marroncina per fare un abbinamento simile agli occhi. È una cosa che mi sta piacendo tantissimo, che guardo spesso anche su TikTok e quindi l'ho voluto prendere e utilizzare per questo motivo.
e ve lo metto qua. Bellissimo, bellissimo. È un nude marroncino che ha del malva. Ha del malva all'interno. Non so se voi lo vedete, ma ha del malva all'interno. Ve lo posso assicurare perché ci vedo benissimo i colori e li riconosco subito. Bello. Non so quante volte ho detto bello, bellissimo. Gli altri due sono quelli che sono usciti ovviamente in questa collezione. Ho preso Stranger Spring. Stranger House. Stranger. Ed è un malva. Già si vede da qua che si vede che è un malva. Bello, 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 bello. Mamma, questo. Questo assomiglia a quello di Line Crime, bellissimo, ed è questo, stupendo, stupendo, forse è il mio preferito, questo, ed è un malva, io come malva dico rosa antico, malva, e l'ultimo che ho preso è il Move On Me, che era quello che è di norma Move On Me, quindi ho pensato sempre che sia un malva, e che fosse il colore mio preferito ed ha una colorazione leggermente diversa da quello che vi ho fatto vedere poco fa. Adesso ve lo metto vicino. Questo è uguale a quello che vi ho fatto vedere in precedenza, solo leggermente più chiaro. E adesso ve lo faccio vedere ed è questo qua. Vedete? Assomiglia a questo, però mischiato con il marroncino. E il risultato è questo. Sono bellissimi, veramente. Non potevo fare una scelta migliore. Sono rimasta contentissima. Cioè, io non l'ho nemmeno swatchati perché volevo avere la prima impressione con voi direttamente. Sono bellissimi. Guardate che mi sto anche emozionando, eh. Perché da tanto che ogni volta che compro una cosa online la sbaglio. I colori non sono mai quelli che voglio, tipo fondotinta, quello, quell'altro, non è mai la colorazione che io prediligo. Ma queste sono bellissime, 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 bellissime. Cioè, non c'è una cosa che non mi è piaciuta. C'è una cosa che non mi è piaciuta, non c'è. Ed è una cosa eccezionale perché. Veramente, o perché ero allora io cosa ho fatto? Ho fatto una lista dei rossetti tramite alcuni video, ma non si capiscono bene i prodotti perché certe volte, tipo ad esempio, io ho due softbox più una ring light, quindi i colori sono molto più accentuati del normale. Vedere fotografie che non hanno la luce oppure ne hanno troppe. Tu non capisci bene bene il colore com'è nella realtà. Quindi io ho fatto una selezione di rossetti di tinte labbra e di vabbè, l'illuminante e i blush li volevo prendere tutti in poche parole. Però per quanto riguarda rossetti e tinte labbra avevo fatto una bella selezione, quindi ho pensato questi li prendo, questi non li prendo. Avevo fatto il carrello e mi sono scritta i nomi. Poi erano scontati perché sono usciti questi due Liquid Love, quindi cosa ho pensato? Mi prendo questi due Liquid Love perché sono scontati, nel frattempo hanno scontato gli altri Liquid Love e ho pensato di fare un pezzo per ogni tipologia. Questi sono quelli che a me interessavano di più, i blush, gli illuminanti e i rossetti. Sinceramente era questo che a me interessava, non mi interessa di ombretti perché ne ho tantissimi, non mi interessava di altre cose, ma questi erano quelli che mi stuzzicavano di più in assoluto e quindi li ho voluti prendere. Ho fatto la scelta giustissima, cioè una scelta migliore di questa non l'ho mai fatta, mi sa. Oltre a quelle di Juliet's Place che ho acquistato online. Bellissimi, mi piacciono tantissimo, cioè sono gasato, io adesso questa mano la fotografo e la mando sia alla Lizzie, alla Betty e anche alla mia migliore amica Michela perché lei voleva sapere quali mi piacevano e quali no perché lei mi aveva dato dei consigli. Cioè bellissimo, sono contentissima, credetemi sono contentissima. Se avete utilizzato questi prodotti ovviamente scrivetemi giù nei commenti, voglio sapere cosa ne pensate, cosa mi suggerite, se mi suggerite altri colori di quelli che vi ho fatto vedere qui. Voglio sapere tutto
tutto, se avete altri prodotti da altri nomi, diciamo, dai, diciamo altri nomi. Per quanto riguarda il liquid love e i rossetti, perché per quanto riguarda l'illuminante e il blush, se no, li prenderò quasi tutti. Li ho messi nella lista e li saranno. Quando ci saranno degli sconticini, li prenderò. Per quanto riguarda lo scrub labbra, non mi ricordo, il balsamo labbra, non mi interessa perché ne ho tantissime. Per quanto riguarda questo video è tutto. Stefania è molto contenta, spero che lo siete anche voi. E che dirvi di più? Se vi è piaciuto il mio video, spolliciate e se vi va, veramente se vi va, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao! Ciao ciao!